Sorgeranno a San Germano, frazione di Camerano, a 5 minuti di auto dalla baia di Portonovo, le Ville del Conero, il progetto della Cap Costruzioni che ha creato una partnership con la Subissati, società leader nel settore della bioedilizia, prevede 6 ville residenziali che andranno a riqualificare l'area di un capannone di una fabbrica in disuso. In un contesto da tutelare dove la cementificazione è ormai bloccata dall'ente parco, la Cap Costruzioni potrà realizzare il progetto grazie alla sostenibilità ambientale dei nuovi manufatti. Qual è la particolarità del legno? Essere una struttura molto sicura dal punto di vista sismico, oltre ad avere altre caratteristiche strutturali molto elevate. Inoltre, tutti i prodotti con cui andiamo a rivestire la parte strutturale in legno sono altrettanto prodotti che derivano dalla bioedilizia, per cui abbiamo cercato di curare il più possibile l'aspetto della bioedilizia e del rispetto della natura in questo contesto, in questo progetto. Quello che per la muratura o per la costruzione tradizionale è un punto d'arrivo, per noi è un punto di partenza. Per noi partiamo da una casa in classe A in avanti, fino ad arrivare delle case scollegate a qualsiasi collegamento da rete di metano o gas, completamente autonome. Un'altra peculiarità di questo progetto è appunto che cercheremo di evitare di fare tutto collegato ad energia elettrica, in modo di anche le piastre del gas, le tipiche, saranno delle piastre a induzione. È comunque un progetto che poi stiamo ancora definendo in tutti i particolari. Ad occuparsi del progetto la Subissati, con oltre 50 anni di esperienza specifica e con centinaia di realizzazioni ad altissima efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Il mercato italiano era un mercato molto indietro rispetto al resto d'Europa, comunque sta recuperando velocemente. Noi nel giro di 4-5 anni pensiamo di raggiungere circa il 20% del mercato delle costruzioni italiano con le case in legno, come ed avvicinarci a quello che succede in Francia. Non arriveremo sicuramente a nazioni più evolute da questo punto di vista, evolute nel senso di costruzioni in legno, come appunto Germania, Austria, per non parlare dei paesi scandinavi. Comunque è un mercato che sta reagendo molto bene alle costruzioni in legno. Realizziamo mediamente intorno alle 50 case all'anno, per cui ne abbiamo già realizzate nel centro Italia, che è il nostro mercato di riferimento, circa 400. La Cap Costruzioni e la Subissati potranno realizzare le 6 ville da sogno in collaborazione con lo studio dell'ingegner Vladimiro Muti di Ancona. Difficoltà dal punto di vista progettuale, soprattutto per scegliere un'idea che sia compatibile con l'ambiente. Difficoltà burocratiche, perché purtroppo qui ci sono vari passaggi, a parte l'autorizzazione comunale c'è l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione dell'ente parco e l'autorizzazione della soprintendenza. Però questo è un progetto che è già stato visionato e, diciamo, anche se ufficiosamente, già approvato. La scelta progettuale è stata quella, diciamo, tra virgolette, non speculativa, perché abbiamo realizzato una cubatura nettamente inferiore a quella che sarebbe stato possibile realizzare, e per fare una cosa meno compressa di quella che poteva essere e più compatibile con l'ambiente. Quindi abbiamo cercato di dare ampi spazi esterni, anche se urbanisticamente la cubatura realizzabile poteva essere nettamente superiore. Quindi è una scelta coraggiosa anche dal punto di vista imprenditoriale. Sono forme, diciamo, diverse da quelle che si vedono normalmente nelle zone nostre. La cosa che mi ha, tra virgolette, stupito è che sia il tecnico della soprintendenza, che è responsabile del progetto, e sia il parco hanno apprezzato la scelta progettuale. Quindi questo è un plauso che mi sento di fare sia al parco che alla soprintendenza, perché hanno preso bene una scelta progettuale che, diciamo, che per la zona poteva anche essere ritenuta un po' ardita, anche se per la scelta dei materiali e proprio per la scelta progettuale credo che sia una delle soluzioni più compatibili con l'ambiente che si potevano realizzare.